Mattina Lady Elise è impaziente di parlare con te. Ti sta aspettando in giardino. Non ho dubbi che ti metterai in gran tiro per la tua giovane amica. Mi sono preso la libertà di offrire una scelta fra due vestiti adatti all'occasione. Nota la qualità delle cucine. Ah, scelta eccellente. Sono certo che Lady Elise approverà. Forse è venuta l'ora che tu vada a trovarla. E oggi consiglio vivamente di evitare tuo fratello. Si vocifera che il re Logan sia di pessimo umore. Buona giornata. Lo farò. Grazie, Jasper. Principe. Nulla da segnalare qui, mio principe. Comportamento scat... Bene, continua così. Principe. Attenzione! Ah, sì, sono felice di rivederti. Ciao, buongiorno, principe. Buongiorno, maestà. Oggi va tutto bene. È sempre un piacere. Salve, principe. Oh, come stai, mio principe? Mio signore. Oh, prode cavaliere, sei qui per proteggermi? Oh, che mollaccione. In un combattimento faresti pena. Sbaglio? Sbaglio? Ti proteggerò, mia dama. Non saprei. Non mi sembri poi così tosto. Perché non mi dai una dimostrazione delle tue capacità? Che ne dici? Bene, ora andiamo. Tuo fratello non avrebbe potuto far giustiziare un operaio. Però a volte penso... Ecco, penso che in lui c'è qualcosa che non va. È cambiato così tanto. E sembra perennemente stanco. Signore... Guarda chi abbiamo qui. Ho parlato a Sir Walter del discorso. Almeno potrai incontrarlo presto. Non so come sarebbe questo posto senza di lui. Sono sicura che oggi vorrà riprendere il tuo addestramento. Sembra quasi ossessionato dal combattimento. Ti senti bene? Mio nonno. E come sta il tuo mondo? Beh, ho sentito che non ha fatto altro che difendere un bambino che lavorava in fabbrica. Serve un cappello nuovo per scaldarmi le orecchie. Casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. Specie se ben ammobiliata, hai considerato l'idea di ristrutturare? Hai fatto una...
Uccidete il sedicente Jimmy! Non facciamo credere di essere un passo della vittoria. Appena uscito.